Vuoi provare macOS 11, sistema operativo dei Mac, sul tuo normale PC Windows per vedere se ti piace prima di acquistare un Mac vero e proprio? Bene, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente come installare macOS 11 Big Sur versione 2021 sul tuo PC Windows. In particolare lo installeremo all'interno di VirtualBox, il software di virtualizzazione, di modo che non ci sia bisogno di smanettare con le partizioni o fare vari esperimenti. Tutta la procedura è davvero molto semplice, molto più facile rispetto alle generazioni passate, quindi se vuoi provare, vuoi installare macOS sul tuo PC Windows, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, per prima cosa apriamo il nostro articolo su turbolab.it. Eccolo qua, turbolab.it/1453. In questo articolo c'è tutto il materiale che ti servirà e che dobbiamo scaricare. In particolare dai un'occhiata a questo paragrafo che contiene alcune informazioni preliminari sulla legalità e della sicurezza dell'operazione che stiamo per svolgere. E scendiamo ulteriormente, diamo un'occhiata a quali sono i prerequisiti per svolgere questa operazione. In particolare ci servirà appunto un normale PC con Windows 10 a 64 bit, che è chiaramente la versione più diffusa al giorno d'oggi, però qui sotto trovi le indicazioni per vedere se effettivamente stai utilizzando Windows a 32 oppure 64 bit. Io ho svolto questa procedura su Windows 10, però dovrebbe essere compatibile anche con le generazioni precedenti. È inoltre necessario che la tua CPU sia dotato del supporto hardware alla virtualizzazione, che è un'opzione da attivare nel BIOS oppure nell'UEFI, quindi dai un'occhiata di nuovo a questa guida per vedere come abilitarlo. Una nota particolare: nella vecchia guida che avevo scritto per installare la versione precedente di macOS Catalina, mi avevano segnalato che con i processori AMD non funzionava bene, non funzionava al 100%. Ora invece questo video che stai seguendo ho un po' affinato la procedura e quindi dovresti essere in grado di utilizzarlo anche con i processori AMD. In tutti i casi fammi sapere la tua esperienza qua sotto utilizzando i commenti per informare tutta la community se funziona o se hai rilevato dei problemi. Procediamo, ancora sotto ci sono i requisiti di sistema. In particolare la CPU deve essere almeno una quad core, quindi devono essere presenti 4 core ad almeno 2 GHz. Sono poi necessari come minimo 8 GB di RAM, 70 GB di spazio su disco e ti stra raccomando di utilizzare un SSD perché i vecchi dischi fissi meccanici sono troppo lenti e quindi veramente l'operazione non funziona e non è soddisfacente. Ora, nel video precedente un sacco di persone mi avevano scritto: posso farlo con una CPU dual core, posso farlo con 4 giga? Sì ragazzi, potete provare, probabilmente non otterrete dei buoni risultati. Questi sono i requisiti che personalmente considero minimi. Bene, iniziamo, dobbiamo installare VirtualBox, se già non l'hai installato sul PC lo puoi scaricare seguendo questa guida che ti ho linkato qua sotto. Mi raccomando, devi utilizzare l'ultimissima versione, quindi la 6.1 oppure 6.2 che dovrebbe uscire fra pochi giorni. Quindi mi raccomando, ultimissima versione di VirtualBox, se già hai una versione vecchia aggiornala comunque perché ne va del risultato finale. Bene, procediamo. Ancora qui sotto troviamo questo link per scaricare l'immagine ISO di macOS 11, quindi potrai scaricarla, basta cliccare qui sopra, ci viene offerta la possibilità di avviare il nostro client BitTorrent che deve essere preventivamente installato per poter scaricare questo file. Se ancora non hai installato il client BitTorrent oppure non sai bene come funziona, ti lascio qua sopra la mia guida passo passo per utilizzarlo, installare un client BitTorrent e scaricare questo specifico file. Una volta che l'avrai scaricato otterrai questo file, che è macOS Big Sur 11, che è appunto una immagine ISO che ci servirà, fra poco la utilizzeremo proprio per installare il sistema operativo. Procediamo, scendiamo ancora sotto, iniziamo a smanettare con VirtualBox. Quindi avviamo il nostro VirtualBox, andiamo qua sopra, selezioniamo macchina nuova per creare una nuova macchina e qui diamole un nome. Io ti raccomando, per mantenere le cose al massimo della semplicità, di utilizzare proprio questo nome macOS qua sopra nel nome della tua macchina virtuale. Per il resto selezioniamo macOS X, macOS 10 qua sopra e nella versione macOS X 64 bit.
Per quanto riguarda la dotazione di memoria, io ti raccomando di inserire almeno 4096 megabyte, ovvero 4 giga che andremo ad assegnare alla macchina virtuale. Chiaramente sono 4 giga che abbiamo assegnato perché stiamo partendo dal presupposto che il tuo PC sia dotato di 8 GB di memoria e quindi ne manterremo 4 assegnati al PC fisico, 4 assegnati a VirtualBox e così avremo diviso la RAM fra le due macchine e otterremo il risultato ottimale. Chiaramente se sul tuo PC hai installato 16 GB puoi pensare di assegnare 8 GB alla macchina virtuale. Procediamo per il resto, selezioniamo crea subito un nuovo disco fisso virtuale perché andremo a creare esattamente il disco fra poco. Eccolo qua, quello che vogliamo fare è stabilire la dimensione del nostro disco fisso virtuale. Ora, generalmente, siccome questo disco virtuale cresce a seconda delle necessità, io qui assegno sempre un valore di 500 GB perché non verranno comunque occupati tutti, anche se hai un disco più piccolo non ti preoccupare, è semplicemente un modo per dire che il disco può arrivare fino a 500 GB di spazio, ma comunque probabilmente, a meno che tu non utilizzi veramente in modo molto intenso la tua macchina virtuale, non ci arriverai mai. Per il resto, il formato va benissimo, quello predefinito VDI, lasciamo allocato dinamicamente e completiamo l'operazione cliccando crea. Eccolo qua. Bene, da questa lista ecco qua la nostra macchina virtuale, selezioniamola, clicchiamo impostazioni perché ci sono un paio di impostazioni che dobbiamo perfezionare. La prima si trova qui sotto sistema processore, quello che vogliamo fare è aumentare e portare a 2 core il numero di processori da assegnare alla macchina virtuale. Subito sotto spuntiamo questa casellina se già non lo è, abilita PAE NX e spostiamoci dopodiché sotto la sezione schermo. Quello che vogliamo fare da questa schermata è assicurarci di portare qua sopra questo indicatore tutto sulla destra fino ad arrivare a un limite di 128 MB, quindi se il tuo PC ha più ti offre la possibilità di andare oltre comunque non è necessario. Se invece non riesci ad arrivare nemmeno a 64 MB potrebbe essere un problema, puoi tentare comunque ma non sono sicuro che funzioni. Subito qua sotto cambiamo questo adattatore grafico, non è VirtualBox VGA che desideriamo ma VirtualBox Super VGA. Non appena lo clicchiamo ci compare questo avviso che ci segnala che sono state rilevate delle impostazioni non valide, però possiamo ignorarlo perché tutto funzionerà al meglio lo stesso. Procediamo ancora, proseguiamo sotto il ramo archiviazione, quello che vogliamo fare è da questa schermata selezionare questo lettore CD, quindi quello con indicato vuoto, quindi vogliamo cliccare su questa piccola icona per andare a cliccare scegli un file di disco. Quello che ci interessa in particolare, eccolo qua, è accedere alla cartella, sfogliare il nostro disco fisso, accedere alla cartella nella quale abbiamo scaricato e completato lo scaricamento dell'immagine di macOS Big Sur, quindi quella che abbiamo scaricato via BitTorrent pochi istanti fa. Quindi selezioniamo questo file ed ecco che ci compare qui nella sezione di sinistra. Ora è tutto pronto, possiamo cliccare ok e quindi chiudere VirtualBox. Oh ragazzi, questa parte qui è molto importante, facciamo attenzione veramente di aver chiuso tutte le finestre di VirtualBox. Per aiutarci clicchiamo anche qui, avviamo il Task Manager di Windows e diamo un'occhiata qua sotto nei dettagli e assicuriamoci che non ci siano dei processi chiamati VirtualBox in esecuzione. Perfetto, io non ho altri processi di VirtualBox in esecuzione, altrimenti li avrei selezionati per poi cliccare il pulsante Termina processo per arrestare qualsiasi processo di VirtualBox che fosse ancora in esecuzione. Una volta completata anche questa fase, torniamo qui nel nostro articolo, nel passaggio altre opzioni della linea di comando c'è la possibilità di scaricare un file batch. Quindi quando lo clicchiamo ci viene proposta di scaricarlo, eccolo qua, io l'ho già scaricato, sarà un file come questo che dobbiamo avviare. Quindi facciamo doppio clic su questo file, ci viene in questo caso segnalato che il file potrebbe essere pericoloso, però l'ho scritto io e quindi non lo è, facciamo continua comunque. Oh, ecco qua, come primo passaggio di questa applicazione devi specificare il percorso nel quale hai installato l'applicazione VirtualBox. Ora, se hai mantenuto il percorso predefinito, che è questo C Program File Oracle VirtualBox, puoi semplicemente battere invio. Se invece l'hai installato da un'altra parte, come ho fatto io, devi digitare il percorso nel quale hai installato VirtualBox. Siamo a posto? Secondo passaggio, dobbiamo digitare il nome che abbiamo assegnato alla nostra macchina virtuale macOS. In particolare, se hai fatto come ti raccomandavo e hai mantenuto il nome macOS, non c'è nient'altro da scrivere, basta battere invio. Se invece hai utilizzato un altro nome, lo devi digitare in questo campo. Perfetto, quindi io percorso predefinito, batto invio,
Perfetto. L'applicazione ha già terminato, ha impostato alcuni parametri aggiuntivi automaticamente che ci serviranno per installare macOS all'interno della nostra macchina virtuale. Benissimo, l'applicazione è già terminata, possiamo tornare al nostro VirtualBox, riavviarlo, selezionare la nostra macchina virtuale con macOS, eccolo qua, e cliccare avvia per iniziare e avviare, accendere la nostra macchina virtuale. Eccoci qua, primissima esecuzione, mi viene chiesto da quale periferica vogliamo avviare la nostra macchina virtuale, selezioniamo chiaramente l'immagine ISO che abbiamo scaricato e clicchiamo a questo punto avvia. Eccola qua, questa è la nostra macchina virtuale VirtualBox che si sta avviando, questi sono tutti i messaggi diagnostici di informazioni del kernel di macOS, a questo punto non ci rimane che attendere diversi minuti fino a quando la nostra macchina virtuale non parte. Eccoci qua, dopo alcuni istanti di pazienza dovrebbe comparire questa immagine, quindi il logo di Apple con un indicatore di progressione che sembrerà rimanere fermo come sta succedendo in questo momento, in realtà la macchina virtuale sta comunque lavorando. È quindi necessario solamente pazientare ancora diversi minuti prima che questa situazione si sblocchi. Non appena terminato il caricamento dobbiamo selezionare la nostra lingua, quindi italiano, qui da questa schermata e cliccare poi sulla freccetta in basso per proseguire. Ci ritroviamo ora davanti a questa schermata dove dobbiamo cliccare Utility Disco e poi Continua per accedere al gestore delle partizioni di macOS. In particolare in questo momento sta caricando tutti i dischi disponibili, non appena termina il caricamento selezioniamo il nostro hard disk virtuale qui in alto, quindi in questo caso si chiama VirtualBox Hard Disk Media e clicchiamo Inizializza. Lo riconosciamo anche perché, come in questo caso vediamo qua sopra, che ha le dimensioni di circa 500 GB, che è quello che avevamo impostato durante la creazione del disco virtuale in precedenza. Clicchiamo qui su Inizializza e ci viene offerta la possibilità di formattare il disco fisso virtuale. Tranquilli, questa operazione è sicuramente del tutto sicura perché la macchina virtuale non ha accesso comunque al nostro PC. Fuori. Per quanto riguarda il nome, possiamo assegnare un nome a piacimento al nostro disco, io lo chiamo ad esempio macOS Virtual Hard Disk, così lo potremo riconoscere con facilità in seguito. Scegliamo poi il file system, che può essere Apple File System, il più nuovo, e chiaramente come scheda di partizionamento possiamo selezionare il GPT, che è quello più moderno. Clicchiamo Inizializza per inizializzare il disco, l'applicazione lavora qualche istante. Bene, ha terminato, possiamo cliccare Fine, ecco qua, e poi chiudere questa schermata per tornare a quella precedente. Questa volta siamo pronti, vogliamo installare macOS Big Sur, quindi selezioniamo da questa schermata, clicchiamo Continua, eccolo qua, ci viene offerta la possibilità di installare il sistema operativo, clicchiamo di nuovo Continua, accettiamo la licenza d'uso, eccola qua, l'accettiamo e selezioniamo il nostro hard disk virtuale, l'unico elemento disponibile in questo momento, per iniziare l'installazione. Una volta che l'ho selezionato, clicco di nuovo Continua per procedere. A questo punto cosa sta succedendo? L'immagine ISO, tutti i file che contengono macOS si stanno trasferendo dall'immagine ISO al nostro disco fisso virtuale e quindi è solamente necessario pazientare. Ora questa indicazione 16 minuti che vedi qua sotto è probabilmente del tutto fuorviante, in realtà sarà necessario molto più tempo. Al termine di questa fase comincerà la configurazione guidata di macOS, ovvero dovremo svolgere gli stessi passaggi che svolgeremmo se avessimo appena aperto e appena acceso un nuovo Mac vero e proprio. Una piccola nota, in questa fase con VirtualBox le prestazioni saranno terribili, però sangue freddo, nessuna paura, non appena termineremo la configurazione e arriveremo al desktop le cose andranno molto meglio. Bene, cominciamo quindi dalla prima schermata, dobbiamo scegliere la nostra lingua e selezioniamo chiaramente l'italiano e clicchiamo Continua. Al passo successivo, lingue parlate e scritte, dovrebbe essere subito tutto configurato su italiano, quindi di nuovo clicchiamo Continua. Passiamo ancora al passaggio successivo, ci verrà chiesto di stabilire eventualmente delle opzioni di accessibilità per gli amici diversamente abili, in questo caso io non ho bisogno di queste funzioni, clicco direttamente Continua per atterrare alla pagina di visualizzazione dati e privacy. Qui possiamo visualizzare alcune informazioni, però in linea di massima dobbiamo accettarle e poi cliccare Continua. Al passo successivo possiamo scegliere se migrare da un vecchio Mac oppure da un PC Windows, però noi non stiamo facendo nessuna delle due cose, quindi clicchiamo su link non ora in basso a sinistra. Procediamo ancora, abbiamo la possibilità di accedere con una ID Apple oppure di utilizzare un account locale, quindi creare un account locale. Qui la preferenza sta a te, fai un po' quello che preferisci, io avevo un ID Apple a disposizione e quindi ho fatto login con quello e tutto funziona correttamente.
Una volta fatta la nostra scelta, facciamo di nuovo continua. Ci vengono chieste di accettare i termini e le condizioni di uso che quindi dobbiamo accettare per poter proseguire. A questo punto ci viene offerta la possibilità di creare il nostro account per l'uso sul PC. Inseriamo quindi il nostro nome completo, il nome dell'account e la password per proseguire. Clicchiamo poi continua e atterriamo alla configurazione veloce. Qui io preferisco cliccare sul collegamento in basso a sinistra per personalizzare alcune di queste opzioni. In particolare mi sta benissimo che i servizi di localizzazione, ovvero quelli che permettono di geoposizionarmi, rimangano attivi, però al passo successivo preferisco disabilitare tutte le funzioni di telemetria proprio perché stiamo utilizzando Mac in un ambiente virtuale che non è quello previsto da Apple. Quindi clicchiamo avanti ancora, atterriamo qui alla schermata tempo di utilizzo, è una delle nuove funzioni di Mac OS. Possiamo cliccare configura più tardi in basso a sinistra per procedere senza configurarlo. Ora, a questo punto possiamo scegliere se attivare o meno Siri, l'assistente vocale, e continuando ancora arriviamo alla scelta del tema. Quindi tema chiaro, tema scuro oppure tema automatico, che cambia automaticamente il tema chiaro e scuro a seconda dell'orario. Proseguiamo ancora, c'è questa schermata di intermezzo, configuro il Mac e dopodiché atterriamo quindi sul desktop di Mac OS e la prima schermata che ci viene mostrata è appunto questa di configurazione della tastiera, ovvero il sistema operativo non sta riconoscendo la tastiera che stiamo utilizzando in questo momento e quindi dobbiamo configurarla. Basta cliccare su continua e atterreremo a questa schermata. Quindi ci viene chiesto di cliccare il pulsante immediatamente a destra dello shift di sinistra. Eccolo qua, quindi in questo caso nella mia tastiera è il pulsante maggiore e minore, lo premo ed ecco che atterro a questa seconda schermata in cui ci viene chiesto di selezionare il nostro tipo di tastiera. Selezioniamo ISO europeo e l'operazione è conclusa, la tastiera dovrebbe funzionare correttamente. Ora, primissima cosa da fare, l'immagine ISO dalla quale abbiamo installato il sistema operativo è ancora inserita nella macchina virtuale, espelliamola quindi cliccando qui sull'icona in alto a destra del DVD e clicchiamo espelli l'immagine appunto per sganciarla dalla nostra macchina virtuale. Se sei arrivato fino a qui, complimenti, il tuo Mac virtuale è pronto, puoi sbizzarrirti, divertirti a fare tutti gli esperimenti che vuoi, fare tutte le tue prove per valutare se questo sistema ti piace ed eventualmente acquistare un Mac vero e proprio direttamente da Apple. Bene, da zanditurbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Internet, Bitcoin e tutto quello che ruota attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!